Buonasera e benvenuti nelle Storie Senza Confini. Stasera ci troviamo in questo bellissimo edificio di Centro Multimediale di Rovigno. E perché siamo qui? Beh, perché siamo qui stasera? Allora, questa sera siamo qui per una cosa molto importante con la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e il gruppo di studio del dialetto rovignese. Presenteremo a 30 anni dalla sua prima la commedia musicale Una mitina suta latina, sarebbe Una mattina sotto latina, che è una parte della riva rovignese. Questa commedia musicale, l'autore è Vlado Benussi, un nostro concittadino che è un grande conoscitore del dialetto rovignese. Ha scritto molte poesie in dialetto, saggi e inoltre è anche compositore e cantante. La vostra comunità degli italiani di Dino Budicin di Rovigno è molto attiva. Potete dirmi quali sono le attività? Beh, la nostra comunità è sicuramente, lo posso dire senza ombra di dubbio e senza essere troppo scortese nei confronti delle altre comunità, è senz'altro una delle più attive. Abbiamo moltissimi settori e sezioni che operano in seno alla nostra comunità. Il compito principale che ci siamo prefissi è quello di salvaguardare le nostre tradizioni, la nostra musica, i nostri canti popolari e il nostro dialetto. Abbiamo, con orgoglio possiamo dirlo, abbiamo tenuto per le nostre bitinade, che è un modo particolare di interpretare le canzoni, abbiamo tenuto dalla Repubblica di Croazia lo status di bene immateriale culturale protetto. Non so se tutti conoscono che cos'è la bitinada, si tratta di un cantante solista che esegue il motivo e il gruppo di coristi che seguono eseguendo a voce con la bocca, imitando gli strumenti musicali. È un canto che è nato in quanto lo interpretavano per lo più i pescatori nel momento in cui erano intenti a calare le reti o a issarle o a conciare le reti dopo la pesca e quindi non potendo usare strumenti musicali accompagnavano il canto in questo modo. Dobbiamo dire che in seno alla comunità degli italiani opera la società artistico-culturale Marco Garbin, che è stata fondata il 13 dicembre 1947, dunque fra qualche giorno celebreremo anche questa importante data, e con le sue sezioni del coro. Poi abbiamo i giovani cantanti, mini cantanti, midi e solisti, la filodrammatica giovani e giovanissimi, tutte sezioni che curano il nostro dialetto e le nostre tradizioni. Importante anche dire che in seno alla comunità dal 2009 opera un gruppo di studio del dialetto rovignese guidato dal professore Libero Benussi, che recentemente ha pubblicato come comunità, noi abbiamo curato la stampa, il vocabolario lingua italiana dialetto rovignese, in quanto esisteva sì il vocabolario dialetto rovignese lingua italiana di Giovanni Antonio Pellitzer. Comunque, per chi non conosce il dialetto, è molto importante avere la versione italiano rovignese. Sempre di Libero Benussi abbiamo pubblicato anche la grammatica del dialetto rovignese circa un mese fa. Questi due volumi sono molto importanti per la salvaguardia del nostro dialetto. Lo abbiamo fatto in seno alla sezione storico-etnografica, con la quale abbiamo pubblicato anche molti altri volumi, monografie. Non so, ad esempio la monografia sulle bitinade, Zi bitinade d'occasion di Vlado Benussi, poi bozzetti teatrali di Giovanni Pellitzer, di Giusto Curto, che sono degli autori e dei poeti molto apprezzati, e sempre in dialetto rovignese. E appunto adesso abbiamo anche questo gruppo di studio del dialetto, che è molto importante in quanto con i fatti del secondo dopoguerra naturalmente la struttura a Rovigno è cambiata di molto e i parlanti di questo antico dialetto rovignese, che in effetti è un dialetto di origine neolatina, e sono pochi, sono sempre in numero più esiguo, dunque è importante coltivare, tramandare specialmente anche ai giovani questa nostra parlata, la nostra faviela, come diciamo noi. E che cosa fa la comunità in dicembre? Ah, in dicembre, mi sembra sia l'ottavo anno consecutivo, se non vado errata, organizziamo il mercatino di Natale a scopo benefico.
E dunque le nostre signore preparano vari lavori, lavori di maglieria, di bigiotteria, poi ornamenti, natalizi, dunque vari prodotti che mettiamo in vendita a scopo benefico. Ogni anno si destina a chi andrà poi l'introito della vendita. E l'esibizione delle attività? L'esibizione delle nostre attività è pubblica, potete seguirci sulle pagine Facebook della comunità. In comunità abbiamo una nostra trasmissione radio settimanale di mezz'ora, Quattro Ciacole in Famiglia, che va in onda sull'emittente cittadina Rovigno FM, ma anche tramite la web radio. La comunità degli italiani Pino Budicin Rovigno, in cooperazione con gruppo di studi di dialetto rovignese in Centro Multimediale Rovigno, hanno organizzato la serata dedicata al 30° anniversario della commedia musicale di Vlado Benussi. Dopo l'accoglienza è stata messa in presa commedia in sua versione originale di 30 anni fa. È fiero stasera? 30 anni di questa commedia sono passati e ora... Sì, il fatto è che è un bellissimo record arrivare ai 30 anni e avere diciamo, sotto mano questo lavoro che ha caratterizzato la città e per un lungo periodo come 30 anni ecco, si è fatta sentire e portare alle nuove leve, ai giovani. Cioè, questa è la più grande possibilità, quella di divulgarlo fra i giovani. La commedia è rimasta la stessa? Sì, la commedia è sempre uguale, ha avuto solo dei rifacimenti tecnici. Infatti prima abbiamo fatto in una maniera col playback perché tecnicamente era difficile inscenare con i nostri teatrini che sono in giro una cosa del genere. Nel 2008 inoltre è stata fatta la traduzione, cioè abbiamo messo la didascalia in croato, cioè la scelta delle scene, tutto viene come un video vero e proprio, perché altrimenti prima all'inizio il video si iniziava e andava fino alla fine, invece adesso per ogni scena c'è la scelta delle più belle scene, la scelta dei... insomma di quello che... cioè come i normali video, ecco, l'abbiamo modernizzato. Il senso dell'umore 30 anni fa e ora è rimasto lo stesso, credo. Ma io sono pronto a farne un altro subito, solo bisogna trovare le forze, io ce l'ho anche già pronto. Nella comunità da 2009 è molto frequentato il gruppo di dialettologia rovignese e per questo fatto abbiamo anche parlato con Libero Benussi, che guida questo gruppo. Lei è responsabile per la cura del dialetto rovignese, perché è importante? Il dialetto è importante perché ricorda un poco tutta la nostra storia di questa nostra comunità di Rovigno è racchiusa tra l'altro, oltre che nelle pietre, nel campanile, nella Santa Eufemia e così via, anche nel nostro dialetto che è particolarissimo ed è una reliquia storica perché ci sono parole di origine greca, latina, longobarda, anche di origine slava, sia slovena che croata, e anche molto naturalmente veneziano. Non è sempre l'italiano, cioè, ci sono grandi differenze nelle parole d'oggi in italiano e quelle parole in quei tempi. Si è sviluppata la lingua, secondo la sua opinione? E la lingua sicuramente si è sviluppata perché è una lingua che deriva dai romani, è una lingua romanza che deriva direttamente, difatti noi abbiamo tante parole che sono parole romane trasformate, per esempio noi diciamo il tagur che è il tugurium o l'ama che è il lago, l'uosa che sono le lose, che sono le piastre di sasso. Quello con il quale noi qua nell'Istria noi costruiamo le casite, no? O i casuni, che invece noi li chiamiamo luose. E come i ragazzi, cioè quelli che frequentano le vostre lezioni, reagiscono? Si perdono qualche volta in usare queste parole vecchie e nuove? Allora,
è un po' così. Noi abbiamo due vocabolari e una buona grammatica che è uscita adesso, sempre per mano mia. I vocabolari sono invece di Pellitzer, uno con circa 20.000 vocaboli e un altro che invece ho redatto io in italiano rovignese, così da facilitare i ragazzi, i giovani, passando da una parola in italiano, passandola in rovignese. La differenza è abbastanza grande. Noi tutto il corso lo teniamo sempre in lingua rovignese. Tutto quanto, cominciamo dalla prima parola e finiamo, dopo 2 ore quasi, finiamo sempre in rovignese. E i ragazzi non hanno grandi difficoltà. Qualche parola bisogna chiarirla durante il corso, ma comunque noi ci atteniamo a tutte quelle particolarità della vita comune. Non so, le robe di casa, tutti i piatti, le forchette, il cucchiaio, tutto quello che si usa in cucina, le sedie, il tavolo, il caminetto, per poi passare, non so, alle barche, i pezzi fondamentali della nostra batana, del carro, della campagna, le piante medicinali che conosciamo noi in rovignese. E tutte queste cose sono cose che come vocaboli saranno 5, 6, 700 vocaboli che naturalmente si imprendono facilmente, soprattutto se si ha davanti anche qualche figura, che io il corso lo tengo sempre con le diapositive.